Andiamo anche rapidamente a vedere la struttura di una ad vincente. Prima di tutto è fondamentale usare un linguaggio semplice, questo l'abbiamo visto. Frasi corte, ecco, questa è una cosa importante, frasi corte. Perché se tu fai questi periodi lunghissimi negli annunci, la gente non riesce a leggerlo, quindi quello che spacca è veramente una frase di massimo due righe. Quando scrivi su Facebook hai presente massimo due righe, massimo. Quindi non fare frasi lunghissime perché nessuno le legge. Quindi frasi brevi è il top perché è anche più leggibile. Copy di minimo 4 righe consigliato, quindi l'ideale è avere un copy di 4 righe di Facebook. Se poi vuoi farlo leggermente più lungo va bene, ma l'ideale secondo me è sempre un 4-5 righe, ok? Perché se lo fai solo di una è troppo poco, se lo fai di due anche, diciamo che 4 righe di Facebook, per intenderci, no? 4 righe, vediamo se riesco a farvi vedere un annuncio di 4 righe, anzi vi porto proprio nei miei annunci. Eccolo, ne ho trovato uno per esempio. Questo post è un tipo di annuncio secondo me ideale, perché come lunghezza ha queste 4 righe, 1, 2, 3, 4, e poi c'è la call to action. Quindi una roba così sono 6 righe in totale di Facebook e va più che bene. Se lo vai a fare molto più lungo può anche andar bene, se lo vuoi fare più lungo. Il rischio qual è? Che più lungo è il copy, più lungo è il copy, più possibilità hai che rimanga per molto tempo in analisi. Quindi vabbè, questo qui adesso non lo stiamo sponsorizzando, però se dovessi sponsorizzarlo sicuramente toglierei le hashtag e iscriviti al canale Telegram, lascerei un'unica call to action. Però diciamo che questo è un buon copy, sono 4 righe più la call to action. Quindi se sta intorno alle 4-6 va più che bene, diciamo che è l'annuncio perfetto secondo me, ok? Ricordiamoci che appunto quando tu fai dei copy troppo lunghi va bene, non c'è niente di sbagliato, anzi il copy lungo va bene, però ricordiamoci che sei più a rischio per l'approvazione degli annunci. Quindi se il business del tuo cliente è una roba tranquillissima, tipo un ristorante, una roba che non può avere limitazioni da parte di Facebook, va bene, puoi anche farlo di 10 righe, 15 righe, non c'è problema. Però l'ideale secondo me è sempre stare tra le 4, 6, 8 massimo. Più lungo è il copy, più tempo Facebook lo analizza e più possibilità è che ti trovi qualcosa che non va. Io sono sempre dell'idea che è meglio stare un po' più corti, no? Un po' più tranquilli nel copy e avere un rapporto a lungo termine con Facebook. Quindi queste sono le cose più importanti. Uso di emoji. Le emoji sono fighe. Per esempio l'emoji è questa. Vedete qua io ho fatto il, no? Il ditino qua per indicare in sotto il link. E questo è forte perché anche a livello visivo rende il testo più interessante. Le emoji dove si trovano? Beh, se le puoi andare a prendere sul sito, questo qui, basta scrivere emoji su Facebook, scusami, su Google, e c'è questo sito getemoji.com, questo qua, getemoji.com, e qua ce l'ha tutte, cioè quindi tu puoi andare qua e selezionartele, no? Non so, clicco su una che mi piace, tipo questa, la seleziono, copia e ce l'ho. Ok, quindi è bello usare le emoji perché rende, diciamo, il copy, spezzetta tanti muri di testo e porta a livello visivo, quando una persona scorre, porta a fermarsi più probabilmente verso il tuo post. Quindi usa le emoji che è utile. Commenti iniziali di interazione per creare credibilità. Questa è un'altra strategia molto molto efficace, perché io prima di lanciare qualsiasi annuncio preferisco magari lanciarlo sui followers della pagina, ok? O sulle persone che hanno già interagito, perché in questo modo creo credibilità. Quindi facciamo un esempio.